A Mestre, all'ospedale all'Angelo, la Banca degli Occhi, una struttura pubblica che è in grado di fornire il 40% dei tessuti trapiantati in Italia, nata da un'idea del chirurgo oftalmologo Giovanni Rama e a lui intitolata. Sentiamo Simonetta Simoni. Fu proprio Giovanni Rama, illustre chirurgo, mestrino d'adozione, storico primario del reparto di oculistica dell'ospedale Umberto I, l'ideatore e il fondatore, assieme a Pier Giorgio Coin, di quella che oggi è la prima Banca degli Occhi in Europa. La Fondazione Banca degli Occhi fornisce il 40% dei tessuti trapiantati in Italia. È impressionante la visita a questo centro, impressionante per gli avanzamenti scientifici che qui possiamo toccare con mano, che ci fanno tutti riconoscere lo splendore e la bellezza della scienza e la sua grande corrispondenza al bisogno di salute e al bisogno, diciamo, di benessere dell'uomo. In un'unica struttura troviamo il laboratorio dove vengono analizzati e conservati circa 4.000 tessuti oculari l'anno, il servizio di diagnostica per i pazienti affetti da gravi malattie oculari, l'attività di ricerca sulle cellule staminali epiteliali. Queste cose, queste eccellenze che sono a livello mondiale sono fatte con i soldi della gente spesi bene, c'è di che essere orgogliosi per davvero. Qualifica tutto il complesso sanitario ospedaliero di Venezia che deve essere di eccellenza. Intanto è già stato avviato un accordo tutto nuovo, un accordo di collaborazione con il Friuli Venezia Giulia per la raccolta di tessuti per trapianto.